la paga. Sì, perché è una partita di torneo per cui la paga. Piuttosto inusuale, Sarra in 6. Ormai capita poche volte all'anno, credo. Questa è normale. Questa è normalissima. Qui non si può più farci granché perché nero qua, bianco qui, nero lì, bianco là. Quindi nero decide di venire qui, bianco lo pinta, nero sale, bianco lo insegue, facendo con T e base, nero contrattacca, un po' come avevamo visto nel Tsuji prima, che aveva avuto una dinamica simile anche se con un po' più di spazio tra le pietre, era tutto più allargato. Bianco separa con la mossa in diagonale. Bianco gioca qua per schiacciare. Nero fa l'approccio dall'altra parte. Bianco separa. Nero adesso prova a fare una base. Va bene. Adesso il tema è cosa gioca bianco. Proviamo a individuare i due più deboli. Allora direi non guardiamo questo lato perché qui comunque sta tutto bene. È qui dove c'è l'azione. Allora, partiamo da qua. Questo gruppo bianco, debole, forte, medio. Medio. Se è medio vuol dire che con la prossima mossa di nero potrebbe diventare debole. E tutto sommato ci può stare, perché diciamo se nero gioca qui e poi bianco ignora, dopo questo è diventato debole. Per cui sì, medio. Questa di nere, Debole. è già debole probabilmente, sì. Questo bianco. Direi un po' debole, perché se nero gioca qui o qui o Vabbè, però qui, sarebbero due mosse, sì, ok. tendo a Però diciamo separare. effettivamente questo sembra Medio. un po' peggio di queste tre. Poi, queste pietre di nero, non è chiaro se intanto siano tutte collegate tra di loro, perché col fatto che c'è il buco qui, insomma, bisogna vedere. Però, come sembra? Abbastanza medi, Vedi anche perché loro. se bianco gioca qui, ma se non ci gioca, bisogna Certo, fare una se base. bianco fa una mossa e nero non risponde, così è un disastro. Quindi ci deve stare molto attento. Queste due pietre bianche. Non sono debole. È difficile anche con due mosse fargli qualcosa in fretta. Anche se, diciamo, E potrebbe tagliare. debole con due mosse. E poi c'è questa pietra bianca. Che sembrava più debole. Però diciamo ha il vantaggio di essere una pietra sola, per cui lasciarne due vuol dire lasciare tanti punti attorno, lasciarne una vuol dire lasciare meno di punti. Quindi tra questa e questa sarei più preoccupato di questa. Non solo, queste due, oltre ai punti che hanno attorno, sono importanti anche per un'altra cosa, perché separano i gruppi di bianchi. E quindi sarebbe un peccato lasciarle, no? Cioè, mentre questa la si può lasciare, si lasciano solo dei punti. Lasciando queste, questi due gruppi diventano un gruppo solo. Per cui queste comunque sono più importanti, proprio strategicamente. Ok, quindi bisogna andare a Quindi giocare. siamo in una situazione un po' complessa, perché abbiamo un gruppo che forse è il più forte di tutti nella zona, insieme. Questo è il gruppo debole di bianco, questi sono i due gruppi deboli di nero. Per cui, così a occhio, bisognerà giocare qualcosa da queste parti.
e tocca bianco. Quindi da queste parti, perché inizialmente pensavo di qua, però... Qualcosa che abbia influsso su questa zona. Che minaccia di tagliare questo. Ma poi hai detto che più importante è quello più debole, quello giù. Tra questo e questo di nero non è chiaro quale sia più debole. Tra quelli di bianco è sicuramente questo. Vabbè, comunque abbiamo un primo candidato, una mossa su uno di questi due incroci. Secondo me sì, perché in questo modo non solo schiaccia il gruppo di là, ma mira a collegare queste tre con queste qui. Poi fa anche un muro su questa parte. Dopodiché io posso... Sì, qual è il posto? Ok. E infatti ha giocato qua, che va a collegare. Così facendo rende più deboli entrambi i gruppi di nero, tant'è che nero decide di uscire qui. E adesso, essendo questa una partita vera, si può anche vedere la continuazione, perché se fosse stato il problema ci sarebbe scritto qui, poi lì, e magari la mossa dopo. Bianco a questo punto taglia, nero blocca, bianco va dentro una pietra, nero decide di prenderla, bianco da tagli dall'altra parte, nero cattura e tra l'altro così facendo li collega. Sono sicuri che li collega? Se nero già, se bianco già la... Sì, se bianco gioca lì, in effetti, questo è un problema. Però... Sì. Per vivere e vive. E queste adesso, diciamo, questa non ha più tanto senso ed è un peccato. Però nero è già un po' uscito, anche se non mi piace molto. Mi piacciono così poco che secondo me c'è qualche altro modo più grazioso per nero di vivere, perché mi piace poco. Vero che tocca nero, però... L'angolo di bianco però... Sì, ancora aperto, uno per molto. Però comunque se c'è un modo di vivere vuol dire che... Casomai saranno punti, ma pochi, non tanti come possono essere se ci si lascia tutto il gruppo. Comunque adesso nero ha un problema, che è tutta questa zona qua con anche questa pietra. Questa e questa sono deboli entrambi. E come può, qual è il modo standard per risolvere il problema in questa situazione? La forma di riferimento è 1, 2, 3 e 4. C'è una giocata... Fare l'angolo? Esattamente. Quindi vai da una parte o dall'altra. Infatti. Qui ha giocato. E non vale la pena giocare con la dice circolata. Beh, sono tanti punti comunque, no? E poi adesso queste tre in qualche modo devono andare... Cioè, se bianco le lasciasse così e nero prima estende poi taglia, sono uguali. Cioè, quindi questa diventerebbe fare territorio minacciando il territorio insieme. Ma io starei più basso, perché qui ci sono un sacco di pietre bianche. Se sto lì e bianco mi contrattacca in qualche modo, forse se lo può anche permettere. Ma anche più in là. E se bianco prova ad attaccare di qua? Un'altra di qua.
Allora, a un certo punto, con la situazione che poi tra una ventina di mosse, con la situazione che non sarà cambiata tantissimo, nel senso che poi diciamo che qui ci sarà un gruppo nero forte e un gruppo bianco forte. Bianco questa mossa la fa davvero. Nero pinza, bianco invade, nero blocca di qui chiaramente. E poi dopo la mossa standard è qui, ma le circostanze della partita hanno fatto prima giocare un po' di altre cose. E solo dopo 7-8 mosse mi è tornato qua. Questo è interessante perché poi dopo in seguito, quando il nero viene qui, bianco invece che bloccare qua, che è la prima cosa che viene in mente, va qui. Perché tanto un occhio qui c'è e qui se ne riesce a fare un altro. Così diciamo. Quindi diciamo che se nero invade, comunque con questa via d'uscita, perché c'è questa via d'uscita, bianco vive lo stesso. Per cui invece che bloccare così un puro gote, perché dopo a questa finirei per rispondere, bianco va di lì per cercare di togliere qualche punto qua in modo che si può andare. No, però poi devi tornare qua. Ma non necessariamente, ad esempio in partita è andata così, così, così. E qui la situazione è leggermente diversa, ma non dal punto di vista strategico. Sono due punti forti comunque nel bianco. Poi comunque vi darò il link così vi potete vedere tutta la partita. Alla fine vi toglierò. Come si chiama questo? Lì. Ah, tra l'altro proprio il finale è una mossa simpatica perché c'è un taglio in mezzo a un salto di uno. Finirà con una forma di questo genere, con un po' di combattimenti in corso da queste parti, con nero che taglia quel mezzo. Così si cattura. Mosse che fanno sui giocatori Esatto. Però qualche volta Dan, il professionista, vede che quella mossa gli fa vincere la partita e più non l'avrebbe vista. Quando Certamente lo gioca sempre. Esatto.